E benvenuti al nuovo video della comunità OpenMage Italia. Oggi voglio parlare di questa associazione che ho scoperto tramite Twitter ed è bellissimo infatti utilizzare i social per conoscere nuovi servizi. Allora, questa associazione è finlandese, quindi insomma, diciamo, l'URL dell'associazione è 4h.finlandia. È normale che comunque se la lingua di default è insomma il finlandese, voi potete optare per l'inglese. Devo dire la verità, per capire bene tutte le attività ho optato anche per l'italiano grazie alla mia estensione. E ogni volta che comunque visiono un servizio, molte volte io mi concentro soprattutto sui principi della determinata associazione, sito, servizio, per capire bene quali sono, insomma, i punti importanti o comunque quelli che loro pensano che siano importanti per loro. Quindi riesco a capire un pochino l'anima dell'associazione, per quanto possa, insomma, leggendo delle parole. Quindi dei principi che io comunque condivido, molti, che già sicuramente chi mi ha ascoltato qualche altra volta sicuramente capirà quando mi sentirà dire quali sono i principi fondamentali di questa associazione. Allora, loro mettono in risalto l'importanza dell'adolescente, l'educazione intesa su valori importanti come il cuore, cioè nel senso non è soltanto la mente, ma anche tutto il contesto, e permettono di creare dei adulti autonomi, quindi si concentrano molto sull'apprendimento dei giovani per dare tantissime possibilità a quest'ultimi e renderli poi, insomma, autonomi. Quindi non potevano parlare di questo servizio. È normale che molte delle attività sono sviluppate all'interno, insomma, dell'associazione, però ho notato che ci sono anche le cooperazione internazionale, quindi permettono anche a queste persone, insomma, di avere delle interazioni anche a livello internazionale. Danno in un certo senso tutti gli strumenti disponibili per formare un adolescente, un bambino, un ragazzino. Infatti vedete qui subito all'età superiore a 13 anni, quindi c'è un adolescente, un semibimbo quasi, e gli danno tantissimi strumenti per poter sviluppare le proprie, insomma, idee. E quindi allo stesso tempo, se una persona comunque riesce a capire tante cose a 13 anni, sicuramente diventerà una persona che è capace di, insomma, sia competente e soprattutto verrà indirizzata verso le cose che gli piacciono, perché comunque a 13 anni fai le cose che ti piacciono. Ed è bellissimo, fantastico, almeno dal mio punto di vista, ed è per questo che comunque la consiglio. È normale che cioè, la consiglio soprattutto per le persone che stanno all'interno del territorio. Se ci fossero dei corsi o comunque anche possibilità di collaborazioni, come si dice, esterne, quindi insomma in posti differenti, io sarei contentissima, e soprattutto sarebbe da prendere come esempio e creare magari sistemi del genere anche nel nostro territorio. Probabilmente ne esistono, però qui i principi si vedono, sono autentici, trasparenti. In Italia molte volte questi principi li hanno soltanto le piattaforme, diciamo, sconosciute, rispetto a quelle magari che sono eccessivamente cariche di lodi, ma poi alla fine trasparenza ne vedo poca. Quindi dovremmo cercare di prenderli come esempi i finlandesi, magari, oppure gli italiani, che comunque permettono, insomma, diciamo, hanno dei valori di trasparenza, magari però non hanno gli strumenti, e qui invece danno gli strumenti. Ed è bellissimo, soprattutto in un momento storico del genere. Almeno per quanto mi riguarda, penso che sia fondamentale creare dei giovani imprenditori e autonomi, perché garantiscono e riescono a capire che comunque altrimenti i giovani non hanno futuro lavorativo. Loro l'hanno capito e stanno cercando di rimediare. Noi che dovremmo fare? Questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Iscrivetevi. Vi saluto con così, ciao.